Eccoci qua e proseguiamo la nostra sfida delle toniche. Quindi una 17 che molti di voi mi hanno chiesto e la mettiamo a confronto con una Fairy Queen. Tecnicamente toniche neutre. Andiamo a vedere che roba è. Allora, ne versiamo ancora un pochetto. Ok? Cerco di farvi vedere quello che succede nel bicchiere. Ok? Chi di voi riesce a vedere un po' di differenze sulle bolle? Vedete? Ci sono delle differenze, eh? Già così si vedono. Stiamo parlando di quelle che dovrebbero essere delle toniche neutre. Ok? Allora, abbiamo poco tempo. 17 al naso ha una leggerissima sensazione citrina, di cedro però, ok? E qualcosa di floreale. Mentre quest'altra al naso la vai proprio a cercare, non ci sono completamente neutra. Proviamo il palato. Allora, il palato, sentivo anche prima, spicca questa nota di cedro, sembra l'erba limoncella, non so chi di voi la conosce, mentre questa al palato, completamente neutra, chiude con un amarognolo molto piacevole. La bolla tende a essere dispersiva, non è proprio grossolana, ma tende a essere dispersiva. È abbastanza fine, ma comunque è dispersiva. È importante quando ti fai un gin tonic avere una bolla che stia lì sul pezzo. Differenza minima, molto meno dispersiva, leggermente più intensa e persistente questa bolla qua della Fairy Queen, e la chiusura è perfetta, col proprio classico amarognolo da tonica neutra, molto piacevole. La senti proprio che è proprio neutra. Questa lascia spazio al gin. Le proveremo anche con dei gin. Allora, mia opinione personale, questa è una buona bibita, ma se devo fare un gin tonic, io personalmente scelgo questa perché lascia più spazio al gin. Anzi, qui posso usare questa tonica con dei gin magari un po' severi e gli dà quel tratto, gli dà una coccola al tratto severo del gin stesso. Quindi per me vince la Fairy Queen. Ciao ragazzi.